Un incontro importante qui a Pieve di Teco, con grande partecipazione di pubblico ma anche di esperti. Intanto si parla di etica, una cosa che deve essere alla base di ogni comportamento. Sicuramente sì. Oggi abbiamo voluto organizzare come Associazione Nazionale dei Manager del Sociale, sezione Liguria, questo importante incontro qua a Pieve di Teco. È stato promosso in collaborazione con le 3 aziende pubbliche presenti nella provincia di Imperia: la Casa di Riposo Borelli di Pieve di Teco, la Casa di Riposo e Pensionato Imperia e l'ISAC, Casa di Riposo Dolcedo. Queste 3 strutture si sono unite in un coordinamento provinciale e insieme ai 2 colleghi, Paola Piatti della Casa di Riposo d'Imperia e Luca De Felice dell'ISAC, abbiamo pensato che una giornata di studio come questa fosse molto importante, perché oggigiorno si parla sempre di tagli, si parla di risorse, di adempimenti burocratici, di amministrazione, e molte volte si perde di vista quello che è la vera mission del nostro lavoro, ovvero mantenere al centro della nostra attività la persona, l'anziano e i nostri collaboratori, perché le nostre strutture sono fatte di persone che ruotano intorno a un mondo e intorno ad un'attività sociosanitaria e socioassistenziale che è molto delicata e deve essere svolta tenendo ben presente quelli che sono i principi fondamentali dell'etica e del servizio. Non per questo si chiamano servizi, e non per questo ci tengo a dire che l'etica non fa parte della cultura, dei tagli, ma è proprio una cultura, deve essere proprio innata dentro di noi. E il compito fondamentale che abbiamo noi come direttori responsabili di queste strutture, innanzitutto, è dare l'esempio. Quindi ogni giorno con il nostro lavoro e i nostri collaboratori, e comunque trasmettere ai nostri collaboratori ciò che sono i valori principali nel curare e nel prendersi cura di coloro che sono deboli e indifesi. Quindi proprio un discorso culturale, della cultura a servizio della persona. Sicuramente sì, l'etica fa parte della cultura, non si compra, non si impara. Ogni giorno col nostro lavoro dobbiamo cercare di pensare che oggi quello che facciamo lo facciamo a degli anziani, a dei disabili, a degli ammalati, domani potremmo essere noi dall'altra parte. E quindi è giusto che noi cerchiamo di tutelare queste persone fragili e cerchiamo di dare loro ogni giorno tutto ciò di cui hanno bisogno, tenendo presente che non sono numeri ma che sono persone. Chi c'è in sala oggi? Persone giunte un po' da tutta Italia e anche il Presidente nazionale. Sì, direi che oggi abbiamo un parterre di relatori molto importanti, nel senso che abbiamo dei docenti universitari della Sapienza di Roma, consulenti che arrivano da Padova, poi da Milano, e abbiamo l'onore di avere il Presidente nazionale della nostra associazione, Damiano Mantovani, che è giunto ormai quasi alla scadenza dopo 9 anni di presidenza dell'ANSDIP, e grazie a lui l'associazione, che è nata nel 1994 con lo scopo fondamentale, principale, di formare coloro che hanno ruoli di responsabilità all'interno dei servizi alla persona e quindi scambiare buone prassi operative. Direi che oltre ai relatori c'è la presenza di circa 170 iscritti, e sono soprattutto medici, direttori responsabili di strutture, direttori amministrativi, infermieri, psicologi, comunque tutti addetti ai lavori. Parliamo allora del coordinamento di queste ASPE, che si sono poi sviluppate anche nel tempo. Sì, le aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti che, al di là del nome che oggi hanno acquisito di azienda, hanno una storia molto lunga e fanno parte di un sistema importante a livello di sistema sociale. Infatti noi deriviamo come istituzione dalle vecchie IPAB, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che derivano a loro volta dalle opere pie. Questi enti, che erano enti di tipo privato o opere religiose, avevano il compito di creare dei fondi, grazie alla benevolenza dei cittadini più abbienti, per rivolgere poi servizi alla popolazione,
quando mancava il welfare, quando mancava lo Stato sociale. Quindi enti che hanno avuto nella storia un'importanza fondamentale, si rivolgevano, come ci sono negli scritti nei nostri archivi, ai poveri vergognosi, ai disgraziati, agli ammalati, e al di là dei nomi, forse del nome un po', della parola un po' brutta, svolgevano un ruolo fondamentale. Ecco, nell'evoluzione quindi oggi le aziende pubbliche hanno una storia importante e noi, è un ruolo che secondo me devono continuare ad avere, un ruolo pubblico che deve rappresentare un fondamento per la nuova società e per il welfare attuale. Per quanto riguarda il tema di oggi, l'etica è importante, ma importante è l'agire con etica, più che parlare di etica. Infatti nell'intervento che oggi che ho fatto, nell'introduttivo, ho posto come obiettivo quello di rivederci tra qualche tempo e vedere se quello che è stato detto, quello che è stato, gli obiettivi che ci siamo posti oggi si sono realizzati. Molto spesso l'etica e la retorica si confondono. La retorica, l'arte del parlare, è importante per convincere le persone sulla bontà delle cose, sulla bontà delle azioni, però molto spesso viene usata come strumento a doppio taglio, si sostituisce al fare e al fare con coscienza e con professionalità. È vero che l'etica deve partire da noi stessi, ciascuno di noi dovrebbe fare un'autoanalisi e capire cosa è e cosa può fare in più per l'altro prima di pensare a quello che può fare per se stesso. E una problematica di oggi è la crisi dei rapporti, oltre alla crisi economica. È una crisi, sì, è una crisi, secondo me è proprio una crisi a livello sociale di rapporti. La metterei in secondo piano, anche qui il discorso di una crisi economica molto spesso viene usata come giustificazione. Molte azioni derivano da una crisi morale, da una crisi personale, dei rapporti personali, di relazione. E siccome si ci vergogna di questo molto spesso, si tende a trovare giustificazioni in alto. Quale è più asettica è la giustificazione di una crisi economica delle mancanze di risorse? Io dico sempre che prima bisogna partire dai bisogni e che il compito, soprattutto nostro, di amministratori, eccetera, è quello poi di trovare le risorse necessarie per soddisfare quei bisogni. Non si può negare un diritto a una persona subordinandolo a, soprattutto un diritto alla salute, un diritto primario come quello della salute, subordinandolo a una mancanza di fondi. Il nostro compito di amministratori, ma anche delle singole persone che lavorano nelle strutture, nelle ASL, nella regione, eccetera, è quello di gestire le risorse in modo da poter soddisfare i bisogni e i diritti di ciascun cittadino.